Buonasera e bentornati a War Room. C'è la guerra in Ucraina e c'è la guerra politica in Italia. Per chi sperava che l'aggressione di Putin, da condannare senza se e senza ma, e gli orrori perpetrati dai russi, che altro non si possono chiamare che crimini di guerra, potessero mettere una pietra tombale sul populismo e sovranismo nostrano, beh, per costoro, e io tra questi, c'è solo la delusione. E questo non solo per i vergognosi silenzi di qualcuno, leggi Grillo, o le condanne pelose fatte senza mai citare Putin di qualcun altro, leggi Salvini e Berlusconi, ma anche e soprattutto alla luce della scelta del capo dei 5 Stelle, l'avvocato Giuseppe Conte, di mettersi di traverso rispetto all'aumento delle spese militari, un impegno assunto dall'Italia in ambito NATO che lui stesso da primo ministro aveva mantenuto e che i pentastellati avevano votato favorevolmente alla Camera, ma su cui poi al Senato hanno fatto dietro front, creando così una divergenza non facilmente sanabile tra il governo e il partito tuttora di maggioranza relativa in Parlamento. Ora, è possibile che la guerra riproduca lo scenario della guerra fredda e che l'Italia torni ad essere cerniera tra est e ovest e che tutto questo imponga ai partiti di schierarsi da una parte o dall'altra. Potrebbe persino riproporsi quello che fu per il PC nella Prima Repubblica una conventio ad excludendum, ma se allora il fattore K teneva fuori dall'area di governo i comunisti, oggi il fattore P, inteso come Putin, chi esclude, visto che i 5 Stelle sono il partito di maggioranza relativa, e che ruolo gioca l'unico partito d'opposizione, Fratelli d'Italia, che ha sostenuto Draghi, salvo non votare però la fiducia? E guardando alle prossime elezioni, ma prima c'è anche una tornata di amministrative, è bene ricordare, gli italiani quanti voti sono intenzionati a dare a coloro che si collocano fuori dalla cornice euroatlantica delle democrazie liberali, spalleggiando le autocrazie dell'est? Quanti e quali sono i putiniani d'Italia? E penso al PD, vale la pena di proporsi di governare con chi ha tratti di ambiguità tali da comportarsi come se Putin valesse bene una crisi di governo? Di questo parliamo con i nostri ospiti, che ringrazio di aver accettato il nostro invito e che vado subito a presentarvi. Sono Marco Follini, conoscete, politico, ora giornalista e autore per La Nave di Teseo di un libro che si chiama Via Savoia, il labirinto di Aldo Moro. Bentornato. Buonasera, grazie. Carlo Galli, storico delle dottrine politiche, professore, bentornato anche lei. E Grazie, buonasera. Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, bentornata Alessandra. Grazie, buonasera a tutti. Allora, Alessandra, parto da te, ma quanti sono i putiniani d'Italia dal punto di vista delle potenzialità elettorali, diciamo? Beh, ce ne sono, perché noi abbiamo l'ottica di guardare tutti da una parte, che è la parte, diciamo, dell'Ucraina, e quindi siamo lì. Ma i putiniani ci sono in Europa e ne abbiamo testimonianze anche nelle ultime tornate elettorali di paesi europei, e ci sono anche in Italia. Il 15% ha dichiarato a domanda diretta: lei sposa la causa russa o la causa ucraina? Nei nostri sondaggi, il 15,4% ha dichiarato di appoggiare la causa russa. Quindi esistono, ce ne sono, cercano, come dire, l'appoggio, le pezze d'appoggio, suggerirei, ovunque, e quindi bisogna stare molto attenti, perché non dobbiamo pensare che il pensiero sia trasversalmente unanime in un'unica direzione. Questo è un errore che spesso si fa. Ma sei riuscito a capire questo 15%, per esempio, nel 2018 come votò? O comunque come è Sì. orientato politicamente? No, tu allora, sì, è vero che ci sono più persone all'interno del voto della Lega, del Movimento 5 Stelle, di alcuni partiti che stanno anche, che si sono formati al di fuori dei 5 Stelle, tipo Alternativa, tipo qualcuno di Paragone, ma bisognerebbe fare una bella sessione, perché poi c'è una coincidenza, ad esempio, l'abbiamo vista anche in personaggi più noti, tra Novax e Pro Putin. Quindi c'è anche questa, però a me non piace generalizzare, nel senso che bisogna fare dei cluster ben definiti, e ci si accorge che poi sono trasversali molte visioni, perché quello che ci hanno risposto è che ovviamente c'è un concorso di causa,
nella maggior parte dei casi non è che sposano direttamente la causa russa, ma dichiarano più facilmente che ci sia un concorso di causa. Professor Galli, questa fotografia che ha fatto la Ghisleri, come si colloca all'interno della vicenda russo-ucraina? Cioè, assodato che le ambizioni di Putin vanno ben al di là del fatto Kiev e riguardano l'idea, la velleità, se vogliamo anche dire, di ridefinire gli assetti geopolitici mondiali, creare altri equilibri, eccetera, e quindi ricreare per l'Italia una centralità che dal 1989 si era persa, no? Noi avevamo un ruolo di cerniera tra est e ovest, un ruolo geografico, avevamo il più grande partito comunista d'Occidente, eccetera. Adesso si possono ricreare quelle condizioni, secondo lei? Proprio quelle condizioni evidentemente no. L'appeal politico di Putin e del suo principale alleato in pectore, cioè la Cina, non è quello che poteva avere il marxismo sovietico. Ecco, no. Però certamente se il progetto di nuovo ordine mondiale marcia, un nuovo ordine mondiale centrato su un rapporto stretto fra la Cina e la Russia, complementari. La Cina ci mette l'economia e la Russia ci mette le armi nucleari. Se quel progetto va avanti, certamente è una sfida potente, non è solo una velleità, è un rischio reale. Un rischio reale perché lì c'è un'alternativa che parecchi paesi nel mondo potrebbero apprezzare, a cominciare dall'India, che è notoriamente e da sempre non amica della Cina e che però adesso invece pare appunto essere, è sospesa, non ha preso una posizione. Allora, se mettiamo insieme la Cina e l'India e la Russia e forse anche il Brasile, anche in questo caso sembra che ci sia una equidistanza, allora abbiamo davvero una scena geopolitica che diventa davvero preoccupante, minacciosa per quello che si suole definire comunità euroatlantica, certamente. Altra cosa poi sono la posizione dell'Italia che è inserita in modo talmente profondo e direi durevole in quella comunità che è fatta di Unione Europea da una parte e di NATO dall'altra, anche se le due voci non coincidono pienamente, ma insomma l'Italia è inserita in quel contesto in modo talmente profondo, direi esistenziale, economicamente, militarmente, che farei un po' di fatica a pensare a un'Italia che crea una faglia all'interno della comunità euroatlantica. Ci possono essere posizioni non perfettamente allineate, ci possono essere distinguo, ci possono essere supposizioni di vario genere, ma insomma direi che Putin non ha appeal reale sulla nostra politica. Quello che è una posizione apparentemente filo Putin è da decifrare, io credo, non in termini geopolitici né in termini di scelta di civiltà, è da decifrare all'interno del gioco della politica italiana, dove qualcuno molto spregiudicatamente, questo sì, si serve di un'occasione, diciamo, si serve di un'occasione per creare difficoltà. Però, professore, oltre a questo ci potrebbe essere stato anche un bel fiume di finanziamenti che sono arrivati. Certo, sì. Questo indubbiamente, però lei sa che i soldi non possono tutto, cioè vedere l'Italia che
si neutralizza, ecco, francamente. No, ma io non credo che si corra questo pericolo, però chiedo a Follini, secondo te oggi esiste un fattore P che possa in qualche modo far ripetere quello che è successo col fattore K, cioè che qualcuno, magari anche solo se sul filo dell'ambiguità, debba star fuori dall'area di governo? Cioè quella faglia di cui parla Galli, non ci sarà tra l'Italia e il resto delle democrazie occidentali, ma ci può essere all'interno dell'Italia. Beh, il fattore P è all'opera da un certo numero di anni. Non dovrebbe neanche sorprenderci più di tanto. Noi siamo un paese abituato fin dal dopoguerra a ospitare, diciamo, una robustissima minoranza molto forte nelle piazze e con sentimenti, come dire, molto convinti dalla sua, che ha sempre contrastato gli indirizzi fondamentali della politica estera del nostro paese. Abbiamo avuto una sinistra anti-americana che per molti anni ha riempito le piazze, abbiamo avuto poi uno svolgimento successivo che ci ha portato ai numeri che citava prima Alessandra Ghisleri. Vorrei ricordare che questi numeri nelle elezioni del 2018, è vero che non c'era l'Ucraina di mezzo, ma insomma già nelle elezioni del 2018 si facevano sentire. Vorrei ricordare sommessamente che i tre leader che si sono battuti più strenuamente contro la sola idea che Draghi potesse diventare capo dello Stato sono quei tre che hanno nei confronti di Putin una sorta di timore reverenziale, tant'è che non lo citano neppure per sbaglio, neppure in questi giorni. Quindi noi purtroppo siamo abituati a convivere, con una maggioranza che con qualche fatica tiene il paese ancorato alle scelte fondamentali, quella europea e quella atlantica, e una minoranza che fa, come dire, il controcanto. Certo, colpisce il fatto che oggi questa minoranza sia, uso una metafora, in armi contro l'idea stessa che si presti fede a un impegno che vari governi italiani di diversi colori politici hanno sottoscritto e poi periodicamente rinnovato. Questo dà anche l'idea di una posizione che non è, diciamo, priva di qualche strumentalità. Però io questi numeri li vorrei provare a collocare in prospettiva, perché i numeri si muovono e quindi, per quanto sia vero che c'è una parte importante dell'opinione pubblica e anche, diciamo, delle sue posizioni politiche che oggi non si schiera con l'Ucraina, che guarda con qualche simpatia al modello autocratico di Putin, però mi domando, di fronte a un evento epocale come quello che noi stiamo attraversando, come si modificheranno questi numeri? Ecco, la guerra fa da spartiacque Va da rispetto. spartiacque tra due possibilità che secondo me sono tutte e due molto forti, ancorché l'una sia il contrario dell'altra. Può capitare che ci sia un'onda di protesta che, a partire anche dagli aumenti, dell'inflazione, dei costi delle materie prime, dell'energia in particolare, produca una grande, come dire, un grande sommovimento un po' qualunquista, come quello che abbiamo affrontato nelle elezioni del 2018, così come può darsi, io faccio appello anche al buon senso che al fondo del nostro paese c'è e ha il suo peso e il suo valore, che prevalga un approccio più prudente, proprio perché i tempi sono così calamitosi, infestati da così tanti pericoli, forse non è il momento di andare incontro a sperimentazioni e colpi di fantasia che possono destabilizzare quella certezza che oggi c'è, cioè il fatto che l'Italia sia ancorata, tra virgolette, a quella parte di mondo che le è più affine. Io penso che sia anche la parte giusta, ma insomma, è il mondo dentro cui noi siamo cresciuti, all'ombra del quale abbiamo avuto i momenti migliori della nostra vita, almeno di quella parte di vita che conosciamo. Ecco, Ghisleri, se tu dovessi fare una domanda secca su, per esempio, la presenza d'Italia nella NATO, che risultati avresti? E secondo te, oggi, l'elemento a cui faceva riferimento in ultimo Follini, cioè
la preoccupazione, quindi diciamo c'è una guerra, è qualcosa che forse preoccupa di più di quanto non abbia preoccupato fino a ieri la pandemia, ma questo mi piacerebbe che tu ce lo dicessi, se è così o meno, può essere tale da, come dire, spegnere i bollori populisti e sovranisti che nel 2018 hanno avuto un risultato elettorale particolarmente forte? Ma allora, intanto bisogna dire che questa guerra ha riportato in auge un tema, cioè una parola che era molto più legata allo secolo scorso, cioè NATO era un concetto lontano, non se ne parlava più. Ovviamente la maggioranza, io non faccio mai previsioni senza vedere i numeri, perché gli italiani hanno imparato a farmi stupire, quindi non voglio dire delle stupidate, però la maggioranza è molto ampia rispetto a quella ovviamente a favore della NATO, perché come diceva Marco Follini, noi nasciamo con un imprinting forte, la nostra è una società legata al mondo dell'Occidente principalmente, quindi quello è la forza. E possiamo, cioè quello che noi possiamo dire quando, come dire, se noi dovessimo fare una domanda, lei vuole uscire dalla NATO un po' come voler uscire dall'Europa, e come voler uscire da un concetto che è come un guscio protettivo. E gli italiani non vogliono, vogliono trarne tutti i benefici. Una cosa però è molto importante dire, che da una parte noi abbiamo queste immagini che ci riportano a una guerra del secolo scorso, una guerra fatta, noi ci aspettavamo una guerra stile Colossal film americano, invece vediamo dei carri armati obsoleti, delle forze magari non pronte, e queste immagini di morte ci annichiliscono, perché ovviamente ci riportano un tipo di guerra che abbiamo conosciuto sui libri e non così documentata, se non nei film o nei documentari in bianco e nero, attenzione. Quindi di fronte a questo il tema vero è quello di come proteggere i nostri cittadini, cioè perché loro vedono la guerra e l'80% di loro si sente partecipe della guerra, ma non perché, da una parte perché è timoroso, che ci possano essere dei risvolti nucleari per tutto quello che ha sentito, perché è timoroso che i confini europei possano mutare a scapito di quelle che sono le alleanze stabili, e soprattutto è timoroso per quelle che sono le vicende economiche e come dire, tutto ciò che potrebbe accadere al portafoglio, che già sta accadendo al portafoglio delle singole famiglie, il portafoglio economico delle singole famiglie. Così noi stiamo partecipando alla guerra, e l'italiano si sente partecipa alla guerra in questa modalità, che è una modalità nuova. E perché la politica si sente travolta da questa guerra? Perché ovviamente è costretta a rispondere, e nella risposta, la risposta è abbassiamo il costo delle bollette, abbassiamo il costo della benzina, abbassiamo il costo. Il tema vero è che sono, Follini con le sue esperienze precedenti ce lo potrà raccontare, è difficile, perché ovviamente ci sono degli equilibri che non sono così semplici da muovere. Però scusa Alessandra, tu mi pare che in una delle tue analisi hai detto che 6 italiani su 10 sono contrari all'aumento delle spese militari. Non mi stupisce, perché come dire, il 61% dirsi favorevole a una roba del genere, però siccome poi c'è la paura della guerra, le due cose sono un po' in contrasto, no? No, perché hanno paura della guerra, perché loro pensano che aumentando la spesa militare e anche dando armi agli stessi ucraini si entra in un conflitto in maniera diretta. E infatti nel momento in cui, non so se è il mio microfono che fa sto strumore, sì, ma no, sì, è il no, tuo microfono, credo che sia proprio il tuo microfono. No, prova, perché, prova a togliere l'auricolare. No, non sono io. No, non sono io. Non sono io. No, e comunque quello che volevo dire è che bisogna stare molto attenti, perché il 61% è contrario arrivare al 2% del PIL con il finanziamento per la strumentazione militare, ma quando poi noi abbiamo chiesto cosa intende per strumentazione militare, e a quel punto la maggior parte degli italiani ci ha risposto, intervistati, ci ha risposto militari, maggior numero di militari, maggior numero di armi.
nessuno ha previsto un implemento di quello che possono essere le tecnologie, le scienze. Noi dobbiamo internet, dobbiamo il web, la cyber security, dobbiamo tutto questo agli sviluppi, agli investimenti nelle armi militari. Allora, facendo questo ragionamento, facendo un'altra domanda, cioè la terza, abbiamo chiesto, ma allora se le spese, l'investimento in spese militari fosse legato a quello, e quindi all'investimento tecnologico, a tutto ciò che ha portato poi, no, l'aiuto, eccetera. Anche nel civile, sì, certo. E allora a quel punto il dato negativo scende di 14,5 punti, e che vanno a favore. Perché quando tu, come dire, fai capire che cosa significa tecnologia, fai capire, è ovvio che quello che noi stiamo vedendo è una battaglia veramente cruenta, perché vediamo dei civili che erano in bicicletta con i sacchi della spesa, che sono stati trucidati su un campo, e tu non ti aspetti questo, tu pensi che la guerra coi civili non ci sia, perché invece la prima parte della manifestazione che noi abbiamo avuto sono state le bombe, queste grandi esplosioni. Da ieri noi vediamo i morti, e diciamo che il passaggio non è proprio delicato. Professor Galli, chi sperava che la fase anche in Europa del populismo e del sovranismo fosse declinante, forse ha avuto una delusione vedendo la riconferma di Orban. Lei che cosa pensa, che quel voto possa in qualche modo essere significativo di quel che potrà accadere? E il voto francese quanto può incidere? Il voto di Orban non credo che incida molto in Italia, testimonia semplicemente il fatto che i punti di vista con i quali si guardano le cose di questo mondo sono molto diversi fra di loro. Il voto francese invece pesa e come. Bisogna dire però che da parte della signora Le Pen non c'è una posizione apertamente filo Putin. La Francia è un paese troppo importante per permettere. Però i giornali francesi scrivono che tanti soldi sono arrivati per la sua campagna elettorale da Mosca. Sì, ma vede, questo è assolutamente certo, cioè che ci sia stato un, come dire, un tentativo di infiltrazione. Sì. Questo è sicurissimo. Il punto è se questo tentativo regge alla La Francia è anche fuori dalla NATO, attenzione. La Francia è rientrata nella NATO nel 2009 con Sarkozy. La Francia è rientrata nella NATO. È rientrata, ma era fuori e poi è rientrata. Però loro hanno questo rapporto molto conflittuale, quindi anche sono a elezioni. Signora, mi lasci parlare, per favore. La Francia è un paese sovrano in una accezione molto, come dire, orgogliosa. La Francia è stata tra i paesi fondatori della NATO, ne è uscita con De Gaulle, vi è rientrata con Sarkozy, fa parte del dispositivo militare. Quando era fuori solo dal dispositivo militare, ma era dentro tutte le istituzioni politiche. La Francia non è filo Putin, anche se storicamente la Francia ha sempre avuto un rapporto con la Russia, scavalcando la Germania per motivi ovvi. Questo lo sappiamo fino all'ultimo. Macron ha parlato con Putin. Il punto non è quello che Putin ha fatto in passato finanziando questo o quello, perché ha finanziato tutte le forze anti-establishment che trovava sul campo, le finanziava. Il punto è se questo finanziamento regge davanti alla crisi che si è creata oggi. È una crisi che funge da spartiacque, sostanzialmente. È molto improbabile che qualcuno si schieri con Putin, qualcuno di responsabile. Orban e la Serbia sono evidentemente un'altra cosa. L'Italia, io non la vedo a compiere un salto fuori dalle sue dai suoi ancoraggi storici, appunto NATO e UE. E per quanto riguarda le spese militari, sono sempre più convinto che sia soltanto un pretesto quello che viene avanzato dai 5 Stelle. Un pretesto ovviamente, come dire, estremamente pagante sotto il profilo dell'opinione pubblica, ma
Anche ma perché... fino al punto di far saltare il governo, secondo lei? Questo bisogna chiederlo a Conte. Questo bisogna chiederlo non, a Conte. Non so neanche se lo sappia lui, Maccio. Appunto, mi sembra che sia una politica molto creativa e estemporanea, quella posta in essere dal capo, se lo è, dei 5 Stelle. Molto estemporanea, molto giocata sopra il filo del rasoio. Forse vuole davvero provocare la crisi e andare alle elezioni pensando che più il tempo passa più perde voti. Ma questo davvero non c'è un commentatore che lo possa dire questo, staremo a vedere. Però ecco, il punto che si stia profilando un passaggio per cui il mondo cambia è vero. Che l'Italia cambi parte del mondo, io francamente non lo credo. Questo credo che siamo d'accordo tutti. Follini, secondo te chi oggi gioca col fuoco arriva... Mi senti? Marco? È successo qualcosa. È caduto. Ghisleri, tu hai qualche dato recentissimo sull'eventualità che se ci fosse una crisi di governo, gli italiani come la prenderebbero? Beh, sicuramente non bene, perché intanto perché Draghi è molto apprezzato. È apprezzato perché non solo è arrivato come un salvatore, ha avuto dei momenti anche di basso, ha dei momenti di alto e basso a seconda di quello che capita, ma ha riportato in auge un tema che è quello della competenza, è quello dello studio, quello di poter essere all'altezza di poter parlare anche con tutte le forze e le potenze del mondo. Questo per gli italiani è un punto di riferimento importante. Marco, ci senti adesso? Adesso vi sento, purtroppo mi è saltato prima il collegamento. Non ti preoccupare. Non ho detto niente di utile. ho chiesto ad Alessandra se come la prenderebbero gli italiani se si arrivasse a una crisi di governo, ma secondo te quelli che stanno scherzando col fuoco sono pronti anche a bruciare il palazzo? Ma non escludo che sia nelle loro intenzioni, escluderei abbastanza che sia nelle loro possibilità, cioè con tutto quello che succede nel mondo, precipitare nella crisi di governo e anticipare di qualche mese le elezioni non mi pare una scelta di grande saggezza e penso che l'argine istituzionale dovrebbe tenere. Reggere. Dopodiché io però insisto, le cose bisogna vederle in movimento e bisogna vederle in prospettiva. E io voglio ricordare quello che successe, avendo il privilegio di essere diventato quasi vecchio, ma nel 79, quando ci fu la decisione americana che coinvolse la Germania e l'Italia e propose lo spiegamento degli euromissili, anche allora c'era un sentimento popolare fortemente avverso, e un po' per le stesse ragioni per cui oggi distinto tanti italiani, la maggioranza, si dicono contrari all'aumento delle spese militari, e tuttavia vedendo le cose appunto messe in sequenza l'una dopo l'altra, quella decisione consentì all'America di uscire dalla estrema difficoltà in cui si era venuta a trovare con gli ostaggi all'ambasciata a Teheran, e di lì in poi si misero in movimento tante cose, e adesso azzardo con un po' di fantasia e mi spingo avanti, ma non c'è dubbio che la caduta del sistema sovietico e alla fine il crollo del muro di Berlino ebbe qualcosa a che vedere col fatto che il mondo atlantico e occidentale fosse riuscito a tracciare una linea di risolutezza, di tenuta. E io penso che noi ci troviamo in quella situazione. Poi Putin fa paura a tutti e tutti abbiamo la consapevolezza che se lo si lascia fare non si ferma l'Ucraina, ma l'idea che lo si possa appunto fermare e condizionare con le prediche mi sembra piuttosto ingenua. Dopodiché una classe dirigente degna del nome fa una scommessa, in quella scommessa si assume anche un rischio, ma molte volte quando abbiamo avuto questa capacità, diciamo, di lungimiranza e anche di assunzione di responsabilità, poi le cose hanno preso la piega migliore, quindi vorrei
da parte mia chiudere con una piccola nota di ottimismo finché i numeri di Alessandra Ghisleri non mi smentiscono clamorosamente. Professor Galli, in questo quadro che abbiamo descritto può reggere il fatto che il PD continui a pensare al campo largo come alleato principale dei 5 Stelle dell'avvocato Conte? Che sia il suo alleato principale, no, però che sia necessario per il PD mettere insieme una maggioranza se vuole governare anche nella prossima, nella 19ª legislatura, beh sì, direi che sul mercato non c'è una grossa offerta se non i 5 Stelle o quello che ne resterà, perché in questo momento il PD, come tutti sappiamo, e i suoi alleati nel paese non hanno la maggioranza. Sono però cose come si fa a fare una maggioranza con qualcuno che è ambiguo su una questione così cruciale come i rapporti euroatlantici, il rapporto con Putin, eccetera? Lo si inchioda a un progetto, a un programma, in modo chiedendo veramente che cosa vuole, perché la domanda che ci dobbiamo porre è che cosa vuole Conte. E quando avremo risposto a questa domanda sapremo anche come trattarlo. In questo momento mi pare che i 5 Stelle stiano dicendo non siamo soddisfatti, vogliamo qualche cosa. Non stanno facendo una questione di civiltà, non credo, però stanno tentando di, come dire, stanno chiedendo qualche cosa. Che cosa? Ecco. Cioè, non è modo di far politica particolarmente brillante, assomiglia piuttosto a un souk questo. Tuttavia, questo abbiamo, per cui con questo dobbiamo confrontarci. Se la destra va unita, anche se ci sarà un proporzionale, se ci sarà, perché anche questo lo voglio vedere, se i tre segmenti della destra in questo momento hanno la maggioranza. Chi vuole tentare di fare un argine deve mettere insieme tutto il resto, evidentemente, c'è poco da fare. E per mettere insieme tutto il resto bisogna essere chiari, bisogna che chi fa parte di questo resto si parli bene, in modo evidente, in modo lucido e si faccia politica. C'è è poco difficile da farlo con chi la sera dice una cosa, la mattina ne dice un'altra, ma capisco il suo ragionamento. Ghisleri, i tre soggetti del centrodestra, per dire solo quelli più grandi evidentemente, andranno insieme? È ragionevole pensare di sì. Tiene quell'alleanza? Qui so molti dubbi. E prende la maggioranza? Anche qui ho molti dubbi, ma questo naturalmente prima di vedere i tuoi numeri. Cosa dicono i tuoi numeri? Ma intanto prima di poter fare una previsione bisogna capire la legge elettorale, perché con l'attuale legge elettorale, attenzione, pur il centrodestra essendo avanti così numericamente di 10 punti va a perdere, conteggiando quelli che sono i seggi, a favore di un PD unito a un Movimento 5 Stelle con i due partiti di centrosinistra che stanno attualmente al governo. È ovvio che se il PD riuscisse ad allargare la partecipazione grazie a questa legge, che noi sappiamo che c'è un 3% di soglia e quindi bisogna accedere col 3%, e all'interno della coalizione tu puoi aiutare la percentuale se aggiungi un 1%. Se tutti questi piccoli partiti che sono spore fuori, che sono esplose al di fuori, riuscissero a trovare una quadra, un progetto, come diceva prima il professor Galli, e unito, allora a quel punto potrebbero essere veramente competitivi. Perché? Perché nel centrodestra questa legge non li favorisce, perché sono tre partiti grandi, tanti piccolissimi, che anche loro non si vogliono unire perché ognuno ha il suo leader e il suo giardinetto di piccoli voti, e facendo così rischiano di perdere un contributo percentuale importante. Quindi cosa accade? Accadrà che diminuendo il numero dei parlamentari e dovendo trovare delle sedi per tutti, perché noi dobbiamo ricordare che si sono nettamente dimezzati, sarà un bel duello, perché tutti si vorranno contare, tutti vorranno i seggi migliori, e il rischio è quello che si stanno creando, e nel mio lavoro lo sto vedendo, tantissimi nuovi acronimi che stanno sorgendo intorno
a progetti che al momento non hanno ancora anime, cuore, insomma, cercando di tradurre in parole molto più semplici quello che diceva il professor Galli, ma che stanno cercando uno sbocco. E ci sono, non so, ad esempio gli elettori di Forza Italia che paurosamente, ma guardano con attenzione Calenda, ma hanno paura che vada col PD. Gli elettori della Lega che guardano il progetto di Paragone, ma anche lì con paura perché si chiama Italexit e poi non tutti vogliono uscire dall'Europa. Insomma, tutte queste piccole particolarità, e a seconda di come si svilupperanno le alleanze, poi alla fine, cercando di trovare la quadra, si schiacceranno all'interno di una compressione e di due coalizioni, perché questa legge, se non la cambiano, non so se ci sono i tempi e la volontà, non diciamo che non è favorevole al centrodestra in questa modalità. Sarebbe per loro più favorevole un proporzionale con un filtro del 4%, perché sarebbero introdotti meno partiti, avendo loro tre partiti con tanto percentuali raggiungerebbero più facilmente una quota maggiore. Invece in questo caso sono molto più vicini. La mia impressione, Follini, per concludere, è che si rischia di essere nelle prossime elezioni nella stessa condizione che si era dopo aver consumato il voto del 2018, e quindi quando si è andato a chiedere a Draghi per favore vieni a fare il capo di un'alleanza larga. Forse la soluzione sta nel fatto di usare il proporzionale e quindi di azzerare questa idea che bisogna fare le alleanze prima. Tu cosa pensi? Dici a me? Sì, dico a te. Vabbè, la domanda contiene la risposta, perché formulata ti ho alzato una palla, su, data dai. Le mie cure, la risposta è quasi inevitabile. È paradossale, il proporzionale mette ordine, il maggioritario aumenta la confusione. Dopodiché io temo che a ridosso, come siamo, del voto, che sarà anche a scadenza, ma insomma è comunque nell'aria, è molto difficile che cambi la legge elettorale, quindi mi limito all'auspicio, ma non ci scommetterei. D'altra parte ho fatto fin troppa professione di ottimismo, quindi mi fermo qui. E se non cambiasse la legge elettorale, il risultato pensi che sia come dico io, cioè che non vince nessuna dei due raggruppamenti? Ma dipende fin dove arriva la frammentazione, diciamo, dei due aggregati maggiori. La mia percezione è che nel paese ci sia, nonostante tutto e nonostante Salvini, Berlusconi e anche la Meloni, un sentiment politico di destra che è forte, che va crescendo. E siccome gli ultimi mesi, quelli che portano al voto, non sono mai neutri, io ho l'impressione che se non litigano e se non disfanno da loro stessi la loro tela, è facile che qualche voto in più lo acchiappino. Quindi, dovessi fare una previsione tecnica, direi che la maggioranza sta da quella parte. Poi la campagna elettorale è piena di imprevisti e quindi non mi azzardo a fare previsioni più accurate, ecco. Bene, allora grazie a Carlo Galli, a Marco Follini, ad Alessandra Ghisleri di essere stati con noi. Domani di nuovo alle 17:30 affronteremo il tema se la Germania va in recessione, che succede. Grazie, arrivederci. Grazie di nuovo.